Buongiorno, andiamo a preparare ora un freddo cappuccino. Freddo cappuccino come è composto? È composto da un doppio espresso servito in un bicchiere alto di vetro con ghiaccio all'interno, zucchero normalmente e sopra andiamo a mettere uno strato di latte scremato montato a freddo. Latte scremato, ricordiamo, è quel latte che ha all'incirca lo 0,1-0,3% di grassi e 3,6% più o meno di proteine. Le fasi della preparazione quali saranno? Prima di tutto, la cosa più conveniente quale sarà? Quello di andare direttamente a creare la nostra mousse di latte freddo. Quindi andiamo a mettere il nostro latte all'interno del bicchiere del frullino a frusta. Mi raccomando, è importante che il latte deve essere freddo. Non serve aggiungere ghiaccio. A questo punto andiamo a preparare il nostro espresso doppio. Prenderemo il nostro bicchiere di servizio. Andiamo ad inserire il ghiaccio. In base alla richiesta del nostro cliente andremo eventualmente a inserire lo zucchero, i nostri espressi. Diamo una lieve mescolata in modo da amalgamare anche lo zucchero. Non ci rimarrà che andare a versare il nostro latte. Non ci rimane altro che preparare il nostro piattino con un cucchiaino nel caso in cui il cliente voglia aggiungere il zucchero o mangiare la crema del latte e andarlo a servire augurando una buona degustazione.